Il paradiso delle signore non chiude, la soap continuerà la sua avventura nel pomeriggio di Rai 1. Dopo una lunga trattativa tra la Rai e la casa di produzione, Aurora TV, NDR, la fiction è stata riconfermata. Lo si apprende da fonti di Viale Mazzini. La serie con Roberto Farnesi era stata a rischio chiusura, le maestranze avevano anche protestato. Condividi la Rai ha deciso di investire ancora nel prodotto del pomeriggio di Rai 1, dopo una lunga verifica e una valutazione complessiva, l'azienda si sottolinea e ha portato a casa il paradiso delle signore con una sostanziosa riduzione di costi che sfiora il 40%, contratto biennale, riduzione delle puntate lo scorso anno partì il 1° settembre ottimizzazione e razionalizzazione del costo complessivo di produzione, riduzione delle riprese in esterno. Partecipazione di RaiCom alla coproduzione con una quota del 10%. Il risultato, ottenuto a parità di modello produttivo, è stato reso possibile grazie al concorso di interventi di razionalizzazione, ottimizzazione e collaborazione tra Rai Fiction, Rai 1, i diversi settori aziendali e la casa di produzione del Paradiso delle Signore. Dopo 2 stagioni andate in onda in prima serata, la fiction, ambientata in un grande magazzino all'inizio degli anni 60, dal 10 settembre ha traslocato nel daytime di Rai 1. Per il pomeriggio rinnovato il cast, con Vanessa Gravina, Roberto Farnesi, Gloria Radulescu, Giorgio Lupano, Neva Leoni, mentre dei vecchi protagonisti sono rimasti solo Alessandro Tersigni e Alice Torriani. Le riprese principali si svolgono negli studi Videa di Roma dove sono stati costruiti per l'occasione 2 teatri di 1500 metri quadrati ciascuno, 3000 con tutto, mentre su una superficie di 2000 metri quadrati sono stati allestiti l'esterno e l'ingresso del Paradiso. Il 20 marzo la produzione annunciava a malincuore l'ultimo giorno di riprese, continuano a crescere gli ascolti de Il Paradiso delle Signore Daily, la fiction del pomeriggio di Rai 1 che non è stata confermata per la prossima stagione. Ha conquistato ben 1.831.000 spettatori e il 16,5% di share segnando un nuovo record stagionale. Partita il 10 settembre scorso la serie continua a appassionare il pubblico guadagnando in soli 6 mesi oltre 6 punti di share fino a diventare uno dei programmi più visti nel daytime targato Rai, sottolineava la Aurora TV. Una macchina produttiva che ha coinvolto ogni giorno circa 300 persone tra autori, registi, tecnici e oltre 30 attori, tra fissi e ricorrenti e che ha permesso di realizzare 180 puntate da 40 minuti ciascuna per raccontare la vita, i sentimenti, le passioni, le aspirazioni, i sogni dell'Italia degli anni 60. Dopo i timori legati alla chiusura, e alla conseguente perdita di posti di lavoro per tante maestranze, il felice annuncio che la soap italiana tornerà almeno per altre 2 stagioni. Les Blocades, why?